Ciao ragazze, nuovo video outfit. Io faccio l'outfit di oggi che è mercoledì e sto uscendo, sto andando a fare la spesa, quindi un outfit molto sciallo, nella mia ottica di sciallo, che voi direte sì, vabbè, però sì, un outfit comodo, tuta, giacca in pelle, tacco 12, una cosina proprio da niente. Ve lo faccio vedere perché è carino, non ha molta differenza rispetto a quello di ieri, quindi mi dispiace di non avervi creato un po' di differenza tra un outfit e l'altro, perché più o meno il pantalone richiama, anche se è totalmente diverso, un pochino lo stile lo richiama, però è un outfit, diciamo, abbastanza particolare, secondo me, un modo particolare per abbinare un pantalone così. Cioè, non è un modo particolare, il mio modo di interpretare questo genere di pantaloni che volevo farvi vedere, perché il pantalone innanzitutto lo trovate ancora nei saldi, quindi magari se qualcuno gli piace può prendere spunto e insomma utilizzarlo. Partendo dal trucco, allora, vedo sempre che ci sono molte critiche sul mio trucco. Il mio trucco è sfumato, cioè guardate, è fatto di merda, non è fatto bene, però la sfumatura c'è, anche se non si vede, cioè vedete? Sì. Non è che io sia bravissima a truccarmi, e sono la prima a dirlo, però gradirei da voi, se possibile, avere dei consigli costruttivi, perché sfido chiunque che fa i commenti, anche a volte non proprio piacevolissimi, poiché io sia una che non mi interessa, diciamo, non è che la prendo così sul ridere, so che mi metto in gioco, quindi sono qui e dico ok, mi sto mettendo in gioco e sto... Mamma mia, si è corta la frangia. Mi sto buttando, diciamo, nella mischia di YouTube e quindi sono pronta a qualsiasi tipo di commento, di insulto, di cose negative, di cose belle anche, perché ci sono anche un sacco di cose positive. Sono più belle, sono più quelle positive di quelle negative, però purtroppo quelle negative pesano un pochino di più. Però gradirei dei consigli abbastanza costruttivi, se possibile. Quindi io apprezzo tantissimo chi mi dà dei consigli su come potermi migliorare, ovviamente secondo il suo gusto, quello senz'altro. Però a volte leggo dei commenti che veramente sono proprio quasi cattivi, nel senso quasi che perché vogliono pungere, vogliono offendere, vogliono sminuire la persona. Vi assicuro che io non vengo sminuita perché in tutta la vita ho sempre ricevuto dei commenti negativi, ancora prima di aprire il canale di YouTube, perché la gente non ha mai capito il mio stile, il mio modo di vestire, sono sempre stata troppo esagerata, ho i capelli che non andavano bene, il colore del capello e la forma, il vestito, il fisico, e qui e lì e su e giù. Quindi sono molto abituata, quindi mi prendo veramente così molto sull'ironia. Non sono una persona che si offende facilmente, soprattutto quando viene criticata dal punto di vista dello stile, per niente, perché ho il mio e sono tranquilla, quindi non ho problemi. Cioè, nel senso, non ho problemi. Mi piacerebbe però qui su YouTube leggere dei commenti positivi, cioè dei commenti positivi, e ringrazio tutte le ragazze una per una, veramente sono dolcissime, fantastiche, mi piacerebbe conoscervi tutte quante, e mi commentano sempre, tutti i giorni, grazie per la devozione, per la dedizione, per la serietà anche con cui vedete le cose e per la voglia che avete di commentare, perché io molto spesso magari guardo dei video, magari non mi piacciono, non mi piace quello che ha comprato la persona, non mi piace la persona come si atteggia, non mi piace, però non è che vado a commentare negativamente, difficilmente io commento negativamente, salvo proprio che vedo proprio delle cose veramente secondo me esagerate, però anche i commenti positivi faccio fatica a lasciarli perché ogni tanto li faccio, però già solo il fatto che voi tutti i giorni mi commentate in maniera positiva significa che io scateno in voi qualche reazione, qualcosa di positivo, qualcosa di bello, quindi sono contenta, però ecco, pregherei chi ha dei consigli costruttivi di darmeli assolutamente, però cercare un attimino di mettersi nei panni anche dell'altra persona che si sta buttando sul web, soprattutto non avendo un grosso riscontro, non è facile. E mantenere la voglia di fare, di farvi vedere, di farsi vedere la perdita di tempo, perché se sto perdendo tempo, lo perderò dopo che dovrò inviare il video su YouTube, controllarlo, pubblicarlo, monetizzarlo, controllare i commenti, cioè, e il tutto non è che mi porti un riscontro economico. Questo tempo lo potrei dedicare a, c'ho una borsa di roba così da mettere in vendita, a fare qualsiasi altra cosa. Però lo faccio con piacere, per il momento, assolutamente. Finché lo farò con piacere, continuerò a farlo. Però ecco, di mettersi nei nostri panni, di noi piccole youtuber, perché comunque i commenti hanno il loro peso, nel senso che essendocene pochi, quindi non è che ci sono 8 milioni di commenti, quindi io magari me li perdo o non riesco a rispondere, io vi risponderò tutte. Ed è ovvio che se mi accusate o mi offendete, anch'io posso essere, sì, posso essere educata fino a un certo punto, però poi quando non capisco la motivazione reale di un commento negativo, cioè, parto anch'io a scrivervi, insomma, delle cose.
Prima però di farvi vedere l'outfit, volevo farvi vedere questi due rossetti che ho riesumato nella borsa che ho scelto, che è questa, la Calvin Klein il bauletto, che direte un po' che non lo vediamo. C'erano due rossetti che io avevo acquistato, non vi ho più fatto vedere, della NYX, no, non è della NYX, della New York Color, NYX, che è per me è un fake della NYX, no scherzo, New York Color, che è una marca low cost. Ho preso il Terrific Coral, numero 600, con il color corallo aranciato, che l'aranciato è un colore che quando io lo indosso a voi piace molto, cioè mi dite sempre che vi piace come mi sta, che mi sta bene, eccetera, eccetera. Quindi avevo ascoltato i tempi, i vostri consigli, perché io li ascolto. E poi questo qui, che invece è della Debbie, che era in offerta, non mi ricordo neanche quanto ho pagato, Scarlet Temptation numero 12, che è sempre un rosso. Questi li ho presi prima di buttarvi sulle tinte labbra della mia vita, la Pioneer. Però li proverò perché voglio vedere come sono. Detto ciò, facciamo vedere l'outfit perché ho già parlato troppo. Chiodo di Ecopelle di Bershka, se non erro, e questo l'avevo preso con i saldi l'anno scorso o 2 anni fa, io non mi ricordo esattamente. Faccio vedere però. Vediamo. No, scherzavo, da Pull & Bear, l'avevo pagato 10 euro, ora mi sono ricordata. È molto carino, rosso. Un bel rosso vivo. Sono tornata al look black, che le amanti del nero ameranno follemente. Magliettina di Pinky, questa qui, che è una maglia simile a quella che ho con la mega scollatura, però ha uno scollo a U con il choker integrato, quindi molto carina, molto pratica, molto easy, molto basic. Questa cosa qui che vedete è semplicemente il segno del mio reggiseno. Adesso mi direte, metti, si vedono le tette, vabbè. Si vede che... Ok, no, non si vede niente, perfetto, vabbè. Ti si vede lo zoccolo, ti si vede la testa, cioè, ti si vede il culo, vabbè, mi si vede quello che mi si deve vedere, vedo o non vedo, va bene, mettiamola così. La magliettina di Pinky mi piace molto, l'ha trovata mia zia, non so dove, nella stanza degli orrori, mi ha trovato una sorta di un giro di capi basic che ho preso immediatamente, ho detto dammeli che mi servono. Infatti la maglia mi ha ispirato subito un outfit sotto il pantalone questo, che è un pantalone nero con la riga bianca e rossa, che ho preso da Terranova. Vi devo far vedere il fondo. È un pantalone della tuta praticamente, fondamentalmente, con la riga. E mi è piaciuto proprio l'idea di abbinarlo con il tacco. Vedete? Adesso lo faccio vedere. È più sobrio rispetto a quello che avevo preso l'anno scorso, questa primavera, quest'estate, non mi ricordo. Sì, penso proprio di averle prese l'anno scorso, che erano i pantaloni che avevano tutta l'apertura praticamente sulla parte davanti e saliva fino alla coscia. Questi invece hanno l'apertura laterale, io li indosso con i tacchi perché capite che la lunghezza del pantalone non mi consente di metterlo con le sneaker, salvo che io decida di farli accorciare, cosa che non faccio. E la pump è questa qua, è la Stuart Weitzman, che ormai vedete sempre praticamente con me. Quindi, come potete ben vedere, l'outfit è molto easy. Spero che vi piaccia. Niente, spero che il mio discorso non vi turbi. Il bauletto è questo, bauletto nero semplice vedete, con il chiodo rosso. Mi piaceva la borsa nera, di modo che non diventasse troppo stravolgente, diciamo, il tutto. Per ora non ho niente da farvi vedere, lo stock non l'ho ancora guardato, che vi dicevo, quindi non ho ancora trovato, diciamo, niente per me. Ho venduto un paio di cosine subito, quindi è andata bene anche la vendita. Ho già quasi recuperato con due cose metà di quello che avevo speso, quindi per me è fantastico. E continuerò, penso, a vendere. Però se trovo dentro qualcosina per me, ve lo faccio vedere come video haul. Per ora non ho nessun haul purtroppo da farvi vedere. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazze. Faccio rivedere un po' il trucco e tutto quanto. La frangia è veramente corta, cioè mi direte cosa ne pensate? Secondo me è molto molto corta, però vabbè, dai, per cambiare un po' ci può anche stare. Fatemi, magari a voi fa schifo, mi dite mamma mia, sta malissimo, ma non l'ho mai fatta così corta, vi dico proprio la verità, però boh, non lo so, devo far scendere l'ancillotto. Spero, ragazze, che questo video adesso vai. Sì, è qua. Spero, ragazze, che questo video vi sia piaciuto. Non voglio fare quella che sgrida le persone che commentano così. Voglio semplicemente far fare a tutta la gente che commenta, prima di commentare, comunque come formulare un pensiero. C'è modo e modo di dire una cosa. Io quando voglio dire una cosa scelgo sempre un modo. Se voglio ferire la persona, se voglio essere stronza, se voglio essere carina, gentile, se voglio essere utile, ci sono modi e modi di dosare le parole. Soprattutto in italiano c'è molta possibilità, poi non so nelle altre lingue, probabilmente anche nelle altre, però c'è molta possibilità di dire una cosa in tanti modi.
Io amo chi sceglie i modi migliori per dire una cosa, poi puoi dire la stessa cosa in maniera stronza, in maniera comunque costruttiva. E quindi mi auguro di leggere sempre più dei commenti che possano aiutarmi a migliorarmi, a migliorare la mia figura, a migliorare il mio trucco soprattutto. Però vi assicuro che io non sono un'esperta di trucco, ma non sono neanche un'esperta di immagine. Vi offro solo il mio stile cercando di darvi degli spunti outfit perché penso di trovare delle cose interessanti a poco prezzo e penso che tutti possano rispecchiarsi in me. Visto che siamo in un periodo di, insomma, dove si può andare tranquillamente bene a risparmio, però senza rinunciare al proprio stile, senza rinunciare a vestirsi, a essere carine, a avere qualcosa di nuovo. Questo è il succo del mio canale di YouTube. Ciao ragazze, buona giornata!